Quest'auto, piena di indumenti e di oggetti, parcheggiata a Jesi in via Rettaroli, è stata per giorni l'abitazione di una donna che ha trascorso qui le sue giornate e ovviamente le sue notti, dormendo all'interno dell'abitacolo. Poi è arrivata la segnalazione di alcuni cittadini e il conseguente intervento del comune di Jesi. I nostri servizi sociali, in particolare ASP, l'azienda per i servizi alla persona, hanno preso in carico la situazione, sono intervenuti anche gli operatori della Polizia Municipale e c'è stato un intervento per cui la persona che aveva dormito per alcune notti in quella macchina è stata attualmente ricoverata in una struttura, un bed and breakfast, in maniera tale da porre fine, insomma, a questa circostanza. La donna, di mezza età, è una persona distinta con capelli lunghi e biondi, che si è sempre dimostrata educata e piena di dignità. Nonostante la sua difficile condizione, per ricambiare gentilezze con alcuni negozianti del centro commerciale, ha addirittura offerto un caffè. La signora l'abbiamo notata, è una signora con i capelli biondi, lunghi, da una cinquantina, sessantina d'anni, penso. Sembrava anche abbastanza distinta, cioè ben vestita e quant'altro. Addirittura ci ha lasciato pagato un caffè lì al bar. E ci ha chiesto dove poteva magari dormire, se gli potevamo dare un passaggio, senza... molto gentile comunque. L'ho vista qui in pizzeria la settimana scorsa che è venuta a pranzo, ha mangiato un pezzetto di pizza, ha preso una bottiglietta d'acqua e un caffè. Ha pagato tutto, è stata cordialissima e poi se n'è andata. Visto che era un po' particolare dal modo di vestire, il modo di ecco, come si presenta, però non pensavo niente perché nel 2023 siamo tutti strani. Io penso che queste persone hanno più cuore di altri. Una storia che fa riflettere, che evidenzia, se mai ce ne fosse bisogno, che sono sempre di più le persone con difficoltà che si incrociano nel corso delle frenetiche giornate di ognuno di noi.